Dioxin in Taranto is everywhere. No human or animal being has been spared. La diossina a Taranto è ovunque. È stata trovata nel sangue, nel latte materno. La diossina copre tutto e ha contaminato tutto. Lo ha detto Antonia Battaglia, in rappresentanza di Peace Link, fondo antidiossina a Taranto, nel corso dell'audizione tenuta in Parlamento europeo sui danni provocati dall'inquinamento degli impianti Ilva. Negli anni scorsi, ha aggiunto, abbiamo avuto le più alte concentrazioni di diossina in Europa, molti dicono anche nel mondo. Whose name has been brought once more to the attention of the public on 26 September 2013? Peace Link e Fondo Antidiossina Taranto sono titolari della denuncia che il 26 settembre scorso ha portato la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione contro l'Italia a causa dei mancati controlli sull'Ilva. Durante l'audizione della rappresentante delle associazioni ambientaliste non era presente alcun europarlamentare italiano. Battaglia ha fatto presente poi che a Taranto ancora oggi si attende il campionamento in continuo dei dati ambientali e non, semplicemente perché il campionamento non è stato ancora realizzato. Ma la diossina, ha proseguito la rappresentante delle associazioni ambientaliste, non è il nostro solo nemico a Taranto, perché le emissioni nell'ambiente di altri agenti inquinanti altrettanto pericolosi giocano un ruolo fondamentale. Le emissioni liberano IPA, PCB, furani, benzene, benzopirene, berilio, PM10 tra gli altri. I bambini di Taranto, ha proseguito, hanno il piombo nel sangue, la polvere minerale nei polmoni e il PM10 ha attaccato le loro cellule. I bambini, ha aggiunto, al momento non hanno futuro. Intanto prosegue a Bruxelles la procedura di infrazione avviata sul caso Ilva di Taranto e la Commissione europea si aspetta una replica delle autorità italiane entro fine novembre. A riferirlo è stato un funzionario dell'esecutivo comunitario durante l'audizione alla Commissione dell'Europarlamento. Abbiamo avviato una procedura di infrazione perché siamo molto preoccupati per il livello delle emissioni delle produzioni siderurgiche, ha osservato il funzionario, che ha chiesto al nostro paese l'attuazione di misure efficaci per garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.